Allora, buongiorno a tutti. Ciao, tema della omelia più inutile del solito di oggi, ma invece a mio avviso estremamente importante, è proibire, sorvegliare, punire, con una chiosa su il vecchio slogan, secondo cui il personale politico, che dovrò poi riprendere, spero, in omelie future, perché è un tema che mi interessa parecchio. Allora, perché proibire, sorvegliare e punire? Sorvegliare e punire è ovviamente il titolo di un vecchio libro molto famoso di Michel Foucault sulla creazione del sistema moderno, diciamo così, delle prigioni e delle punizioni attraverso prigioni, che poi lui ha esteso tutta una serie di istituzioni. Ovviamente l'analisi di Foucault, che raccomando, è interessante, merita di essere letto, al di là del fatto che sia o meno condivisibile, in parte lo è, in parte non lo è, però fa comprendere certi meccanismi. La ragione per cui mi è venuta in mente è perché, guardando i fatti italiani e guardando le discussioni anche di questi giorni, ritorna ossessivamente un tema che io vedo pervadere ormai la politica italiana e la cultura italiana da anni, che è quello della proibizione, dei provvedimenti poi burocratici per sorvegliare chi viola la proibizione e dell'intenzione di punizioni che dovrebbero eliminare il male. E questo vale da destra a sinistra. Il paese è oramai preda, direi, al 90%, da una forma stranissima di, non so come chiamarla bene, mi vengono solo parole pesanti, ma di follia statalisto-poliziesca, per cui tutto ciò che non piace ad alcuni dei cittadini, o anche alla maggioranza dei cittadini, si può risolvere o si può eliminare con divieti e con azioni poi burocratiche di polizia o amministrative di controllo e punizione. Non ci piace che in giro sia pieno di migranti neri, specialmente anche non neri, quali si comportano in modo diverso, alcuni sono estremamente maleducati, alcuni sono violenti, eccetera. Come lo risolviamo? Non intervenendo sulle radici dei problemi, non cercando di integrarli, non facendo funzionare i nostri corpi di polizia, che hanno tollerato simili comportamenti per decenni da parte dei cittadini italiani, ma proibendo il loro arrivo. Come? Con decreti più o meno fumosi e che violano il tutto e del tutto, che violano le regole internazionali e del tutto inattuabili poi. Però noi proibiamo, cioè l'idea è fatta, il decreto legge, la lettera, è messo l'editto del principe, il problema è risolto. Ci sono in giro per l'Italia, che ne so, svariate molteplici imprese che evadono. Bene, noi proibiamo, l'idea degli ultimi giorni, ma che ritorna da anni, il contante. Perché? Perché il contante è la fonte del male, proibendolo eliminiamo l'evasione fiscale. Ovviamente sappiamo benissimo che non è vero, ma quasi tutti siamo convinti, o quasi tutti si sono convinti, che proibendo, riducendo, limitando l'utilizzo del contante si elimini così il problema dell'evasione fiscale. Inutile stare lì a ripetere che le fonti dell'evasione sono altri, che il problema degli incentivi è molto più complicato, che va attaccato in una maniera totalmente diversa. Non importa. L'idea comune è che basta un decreto di nuovo del principe e questa terribile piaga dell'evasione fiscale verrà eliminata. E così andiamo. Così andando, ovviamente, il Movimento 5 Stelle ha cavalcato negli anni questa idea folle, no? Non ci piace il rischio dell'inquinamento, adesso non importa se l'inquinamento poi è reale o no, non ci piace che i treni veloci passino, che ci siano dei buchi sulle montagne, proibiamo la TAV, non ci piace che ci siano dei lavori di costruzione di autostrade, strade che servono per scaricare il traffico, proibiamo la costruzione delle strade. Visto poco tempo fa, la gente, quasi reazione spontanea, mettere i cartelli in una piccolissima strada del tutto secondaria con pochissimo traffico, leggermente aumentato negli ultimi mesi e anni, cartelli ovunque, lenzuolate, basta smog, no smog, basta traffico, con costruzioni di decine
di questi dissuasori, uno ogni 500 metri, dai costi altissimi, tanto paga la comunità, non servono assolutamente a niente, fanno solo a danno. E così via. L'ultimo, ma no l'ultimo, poi vengo all'ultimo vero, che sono certo che creerò controversia con questa storia, però mi prenderò questo rischio, perché mi dispiace, anche quello fa parte dell'idea che i problemi si risolvono proibendo, poi sorvegliando, poi punendo. Ma quindi il penultimo è questa idea folle che il rischio di attacchi in rete, di minacce, di aggressioni anche pesanti alle persone da parte di anonimi si possa risolvere proibendo che si costruiscano account anonimi in rete, che addirittura si debba presentare un documento di identità all'app, alla fine, che potrebbe essere Corriere della Sera piuttosto che Repubblica, Facebook piuttosto che l'account di mail, eccetera eccetera, per poter accendere un account, cosa del tutto ridicola. Non voglio entrare in dettagli tecnici di questa follia uscita dal mondo di Italia Viva, non è quello il punto. Il punto che mi ha colpito era che di fronte a un problema anche vero, poi ci ritornerò, per quelli che immediatamente hanno detto ma come Boldrini, tu non sei quello che se la prende con gli anonimi continuamente e adesso sei in favore degli account anonimi, ci ritorno fra un attimo. Di fronte a un problema vero che sul fatto che sul web occorre di tutto, succede di tutto, e c'è anche parecchia aggressione verbale, a volte minacce serie, perché è un problema complesso che in realtà vale per il web quanto vale per la vita di tutti i giorni, perché nella vita di tutti i giorni c'è chi ti minaccia, c'è chi ti aggredisce, c'è chi ti insulta, o si possa risolvere così rapidamente con una proibizione tanto generica ed ampia quanto stupida, perché se ci pensate questa proibizione, al di là dell'asfalto che poi tecnicamente nemmeno funzionerebbe, se funzionasse, cosa implicherebbe? Implicherebbe che noi pensiamo che i problemi si risolvono imponendo costi giganteschi su tutti al fine di colpire alcuni. L'idea proprio dello stato di polizia, tutti sorvegliati, tutti sotto controllo, tutti ad adempiere compiti e trafile burocratiche gigantesche, perché così lo Stato, il Grande Fratello, colpirà i pochi malintenzionati, che è la stessa cosa del contante. Limitiamo il contante per tutti, così potremo perseguire gli evasori fiscali. E di nuovo, poi non funziona, ma non è quello il punto. L'elenco è infinito. Come risolviamo il problema della concorrenza di imprese non italiane, di imprese dell'est Europa o a suo tempo di imprese cinesi, eccetera, alle piccole imprese italiane deboli e non particolarmente produttive? Questo è un tema che dura da 10 anni, come era l'idea fin dall'inizio, ricordo i libri di Tremonti, ma proibendo il commercio internazionale, isolandoci dal resto del mondo, facendo l'autarchia. Perché proibendo si risolve il problema? Guai a chiedersi se forse la concorrenza delle imprese dal resto del mondo che crescevano era anche risolvibile o, come dire, confrontabile con altri provvedimenti positivi, ottimisti. No, noi proibiamo, chiudiamo e via. Potrei andare avanti fino a domani. Lasciatemi un ultimo esempio, poi faccio le due riflessioni più serie. L'ultimo esempio è questo, francamente, di questa commissione sulla hate speech che è stata votata su proposta della senatrice Segre. Ora, l'argomento è delicato e a mio avviso il fatto che sia stata scelta la Segre per presentarlo lo rende, come dire, emozionalmente difficile per la storia di questa persona, per quello che era presa. Però permettetemi di invitarvi a una riflessione. Sì, hate speech è un problema. Hate speech è cattivo, sgradevole, non lo vogliamo. Non amo vedere, credo di averlo dimostrato, le persone che impunemente inneggiano al fascismo, dicono che il nero è un inferiore, che maltrattano anche verbalmente, molte volte fisicamente, donne, omosessuali, eccetera eccetera. Certo, chiaramente un problema sociale, comportamentale e culturale che va affrontato da chi lo vuole affrontare nei 1000 canali disponibili per riuscire a modificare atteggiamenti, culture e comportamenti. L'idea di proibirlo o di costruire una commissione che decide
quello che si può dire, quello che non si può dire, dire non dispiace, appartiene. Nonostante forse chi l'ha proposto, e certamente la senatrice Segre, sia in buona fede o fosse in buona fede, appartiene anch'esso alla categoria proibire per poi sorvegliare, per poi punire. Questa follia nazionale, a mio avviso, mi dispiace dirlo, quando ci penso, viene chiaramente dalle nostre radici culturali più profonde e mi ricorda solo l'Inquisizione. Una grande maggioranza dell'opinione pubblica del paese sembra un preda davanti a ogni problema sociale che si trova ad affrontare, e i problemi in cui viviamo sono anche complessi e tanti, sembriamo tutti presi, di cui io ma uso comunque la prima persona plurale, dall'idea che proibendo con una legge, con un regolamento, eliminiamo il comportamento, senza chiederci quali incentivi, quali culture, quali meccanismi invece inducano quei comportamenti. Pensate, è la stessa logica dell'Inquisizione. Da 700 anni circa, 800, adesso non è inutile stare lì a fare le date esatte, anche perché date esatte non ve ne sono, la reazione della Chiesa Cattolica al liberarsi del pensiero, al fatto che borghesi, intellettuali, artisti, pensatori cominciavano a pensare in maniera altra da quella che la religione imponeva, e cominciavano a scrivere delle cose che la Chiesa non condivideva, qual è stato? Non di confrontarsi con queste teorie, non di discuterle, non di dibatterle, non di provarle sbagliate se fossero state sbagliate o quelle che erano sbagliate, ma di proibire. A un certo punto infatti si arrivò all'indice. L'indice in cosa consisteva? Consisteva in una lista di libri che non dovevano essere letti, erano proibiti. Perché? Perché ad avviso del potere ecclesiastico essi contenevano idee malefiche, idee cattive, erano nella loro versione del tempo hate speech, e si trattava di proibire cose, il pensare, il libero pensare degli umani. Infatti l'estremo simbolico si raggiunge con Galileo, al quale viene proibito non solo di pensare ma anche di guardare. Non puoi guardare col telescopio la luna e i pianeti e vedere che si muove, come giustamente disse. Questo fatto, questo pezzo di realtà, si pensava di poterlo eliminare come? Proibendolo con un decreto, papalino, proibendolo e poi sorvegliando Galileo che lo faceva, e poi dirgli guarda che ti punisco se lo fai. Questo comportamento, questa regola, questa visione del mondo dura in questo paese da secoli e non ce ne siamo liberati, non ce ne siamo liberati. Credo sia il caso di fare una riflessione sulle radici culturali di questo atteggiamento, questo voler confrontarsi con la realtà, col mondo che cambia, con le idee diverse, proibendole, dicendo no, non devono esistere. Se fai così, se arriva Amazon, lo proibisco. Cosa faccio? Quando i piccoli negozi sono in difficoltà, non mi pongo il problema del fatto che forse i piccoli negozi non sono più competitivi, non sono più efficienti, che esistono anche metodi di distribuzione superiori, migliori per tutti. No, no, proibisco i metodi migliori. Ora capite, è quasi ovvio che questo metodo non porta da nessuna parte, porta esattamente allo stesso risultato cui portò l'Inquisizione: oppressione, distruzione del pensiero, ritardo culturale, ritardo tecnologico, ritardo sociale e politico. E poi alla fine, siccome non puoi fermare il mare con una scopa o due cercando con la ramazza di spingervi il mare ti travolge e tu ti svegli e dici ah, ma io l'avevo proibito. Ora alcuni amici mi diranno aspetta Michele, sullo specifico dell'internet tu sei quello che dice spessissimo sui vari social, io più di tanto non discuto con gli anonimi, anzi se l'anonimo mi aggredisce, se l'anonimo si mette a dire cazzate, lo aggredisci, gli dici vigliacco, sei anonimo, con te non discuto, e lo banni, certo lo faccio. E allora non sei forse incoerente, Michele Boldrini? No, non sono incoerente. Non sono incoerente perché non chiedo a Twitter e men che meno alla legislazione nazionale di proibire l'anonimo. La faccio una questione individuale, di scelta culturale. Io
per scelta mia mi assumo la responsabilità di discutere solo con persone che nel momento in cui